Attenzione! Dall'episodio 9 in poi ci saranno scene abbastanza brutte. Tutto quello che accade nel gioco non sarà problema mio. Se per caso vi verrà un infarto oppure dei vomiti, non potete accusarmi di nulla. Quindi, se non volete continuare, chiudete subito il video, altrimenti, buona visione! Per quelli che non vogliono vedere il video, si guardino... un porno. Sì, un porno. Salve amici di YouTube e benvenuti in questo 10° episodio di Amnesia. Allora ragazzi, sono andato sul... quando abbiamo girato la botola in pratica, sono entrato in quella botola che c'era giù e siamo arrivati qua. Ho fatto la pulizia già qua del disco, cioè sto scherzando. Vabbè, qua in pratica abbiamo rifatto quella cosa di girare le manovelle perché mi deve purificare, non so che cazzo deve fare, per non annoiarvi e sprecare tempo con questa cosa che tanto è un casino. E siamo arrivati qua. C'è sta musica. No! Non ci credo! Icky! Na 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 na. La 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 la. Questo mi ammazzano quando mi vedono. Cosa stanno mangiando? No, veramente ragazzi, lo stanno mangiando con la musica. Ma io non mi voglio manco vedere in faccia. Ok, andiamo. Perché? Oh cazzo! No 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 no, io mi sto cagando in mano, io me ne vado! Questa musica non mi aiuta! Ricorda, lavori in gruppo, dormi da solo, ogni socializzazione. Sento dei passi, ragazzi, cioè veramente. Queste porte poi sono un casino da aprire. Cazzo! Brutta testa di cazzo! Cattivo, Piggy! Ma... stronzo! Oh! Ehi! Ma... hai una testa da maiale, però ragioni come una persona umana. Però non ti... perché lui si spegne e si fa così come per dire ciao, Piggy? Ho capito, l'ho visto, basta.
Io non posso accendere fino alla luce, però ragazzi, questo mi becca però, eh. Ma cos'è? Un mattatoio? Che cazzo è? Cioè, un... Troppe. Mica sono scemo. Te l'attacchi adesso. Questa canzone sembra e scendi in una grotta e io invece vi sto cagando. Questo posto mi fa cagare in mano. Affanculo, ne scendo. Oia. No, mi manca, voglio salire su di nuovo. Devo salutarli. Ci vediamo domani. A me non li ho salutati. Adesso bisogna scendere in un tunnel. Strada di qua, strada di là, dove mi porterai? Spara di là. Porca troia, lo sai. Nelle tubature devo andare. Che cazzo, sembra Outlast siamo diventati adesso. E tutte mi buttano qua. Aia. E vai! Veramente, più andiamo avanti peggio è, cazzo, sto gioco. Mamma mia. Porca, se io mi metto a farlo. E lo faccio, mi piace Amnesia. Però, cioè... Ecco, adesso due scale ci sono. E vai! E vai! Buttiamoci nell'avventura, sì! Ragazzi, qui non vi posso far vedere nulla perché lui non può tenerlo in mano. Lui non può tenere la lanterna mentre scende le scale, sennò sarebbe irrealistico. Certo, può. Può fare tutto quello che vuole. Cazzo! Vabbè. Non mi arrabbio più. Dalla marea della spina dorsale immerse la testa nella morsa e girò la ruota finché il cranio si ruppe e i pensieri colarono sulle sue scarpe. Per un po' servì ad alleviare la pressione, ma presto fu tutto come prima. Guardate l'immagine, vi ho già letto tutto. Perché tanto... Bello. Pare che l'esperienza messicana ti abbia spinto in una profonda conversione. Avrebbe avuto lo stesso effetto anche su di te, professore. Non appena sbarcato, anche nel mio stato febbrile, ho visto le scorie del cosiddetto progresso. Ho visto fame, malattia, decadenza e distruzione inquinare le acque dell'impero. Non portiamo che rovina, tu e io, tutti noi lordiamo questo mondo. E hai deciso di arrogarti il ruolo di redentore? Professore, non avrei mai tale presunzione. Sono un semplice strumento. Sto costruendo un'architettura in grado di combattere la nostra dannazione e soffocarla nel vapore. Ok, se ho detto Mendus, non c'era sicuramente scritto. Ho letto così veloce e non ci ho capito un cazzo. Bene. E sempre andiamo sempre peggio.
Minchia, bambino, veramente, io ti spacco la testa quando ti vedo. Veramente. Cioè, poi magari mi appare. Avevo detto che avevo detto che saresti arrivato. Sì. Anche io pensavo che sarei arrivato, ma poi quando ti ho visto ho detto un gocciolio delle acque stagnanti mi sono addentrato ancora di più nel tempio, sempre più giù. Verso un alito di vento che portava le voci dei miei figli che mi imploravano di liberarli. Quello è un bambino. È morto? Perché penso che tu, Mendus, hai fatto qualche cazzata? No, per chiedere. Adesso mi appare davanti il bambino, mi cago. Tu? Dai. Guardate, se è durato quasi 12 episodi questo gioco, io ammazzo quello che l'ha creato, perché Amnesia è durato, credo, 20 episodi, se no, all'incirca. Comandi ausiliari, non fammi leggere, ausiliari, pompe. E si passa da bambini a pompe, e vabbè. Non sapendo... Cosa sta arrivando? Spiegatemelo. Fighe. Ogni volta tu mi devi spiegare cosa ci fai. Ma non c'è niente qua. Aia. E ha chiuso il passaggio, grazie. Jay. Documenti. No, non i documenti trovati, è proprio memoria. Un'altra pompa pare che debba attivare anche questa. Mi sento come intrappolato in una sorta di grande gioco, obbligato a intraprendere infinite fatiche di Ercole per ottenere la libertà dei miei adorati figli. Ah, quindi sai che sono i tuoi figli, testa di cazzo. E io sto cooperando con te, capito? Adesso a me mi arresteranno perché ti sto aiutando, stronzo. Quanti minuti siamo? Siamo al 10° episodio, ancora tu non sei riuscito a capirci qualcosa. Guarda, ci sono le botole. Cazzo. No. No, 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 no. No! Corri, corri! Corri! Aia! Lasciami in pace! Morto nel primo episodio di Amnesia, cioè non ci credo. Cioè nel 10° episodio di Amnesia devo morire io. Cosa? Ah, è come se fossi già salito, grazie. Non posso passare per di qua. Forse di qua. Siamo qui noi. Tu, you are here. E devo mettere sta cazzo di manovella qua. Beh, sembrava strano. Devo anche ricostruire, tipo, Lego sta cosa. Facciamo i Lego adesso.
Ah, mi ha chiuso pure la porta, grazie. Adesso si potrà girare? Grazie. Tanto qua c'è luce, ragazzi, se non vedete qua non so cosa dire. Sangue di qua, dove mi porterai? Sangue di qua, dove mi va? Na 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 na. Grazie! Quando hai in mano un oggetto, fai clic col mouse destro per lanciarlo. Grazie! Ma guarda, io me lo porto anche appresso, guardate. Olè. Era un tranello. Grazie. Promemoria. L'allagamento è stato drenato. Ho vinto, ho sconfitto il sabotatore. Il mio cuore batte forte. La testa mi gira. Ok. E sussulta al pensiero di cosa sta per accadere. Questa macchina ora palpita tutto intorno a me, come se avvertisse la sua imminente rinascita. L'ultima discesa mi invita a entrare, mentre Lily giace ancora una volta sul nostro letto, un siale risvegliando la mia virilità. Però ragazzi, cioè, adesso io ho paura che questo gioco finisce e io ho fatto 17 minuti. Oh! Cos'era? Mi è sembrato di aver visto qualcuno. Dove devo andare? Per dove devo andare? Devo scendere giù. Ecco, io mi spacco le ossa. Come so? Vaffanculo! Non ti ascolto. No, no, non ti vedo, non ti vedo. Però, facciamo una cosa. Quindi ragazzi, ci vediamo nell'undicesimo episodio, che speriamo che sia l'ultimo. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video. Mettete un like se vi è piaciuto, appunto. E iscrivetevi se volete sapere come va a finire questo episodio. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Bayon Community, ciao a tutti!